Locchino! Locchino, vieni subito qua! Hai solamente 3 secondi! Uno, tre! Ma che cos'è stato? Cos'è questo rumore? Mio papà è arrabbiato. Oh no, aspetta, che cosa c'è? Magari ha scoperto. Che cosa ho scoperto? Adesso dimmelo, Locchino, guarda che casino c'è attorno. No, adesso dimmi cosa ho scoperto. No, no, niente. Hai scoperto che sono un bambino buono e bravo. Se buono e bravo un corno. Cioè, ma non hai visto quanta spazzatura c'è? Da quando ci sono quegli operai lì fuori che ci stanno ristrutturando casa? Hanno lasciato tutta questa monnezza. Ti avevo detto, per favore, pensaci tu, fai la raccolta differenziata. Sai come funziona la raccolta differenziata? Sì. No, non lo sai come funziona. La raccolta differenziata funziona che c'è la carta, la plastica, l'umido, il vetro e l'indifferenziata. Hai capito? Sì, lo sapevo. Tipo, ad esempio, facciamo un test, Locchino. Tu che cosa sei? Sono un bambino. No, tu sei umido. Aia, che male. Allora, tu sei umido. Perché vieni fuori dal letto sempre bagnaticcio. Vedi? Qua c'è l'umido, fa schifo. Guarda cosa c'è dentro l'umido. Ma è pieno di carne marcia. Sì, è pieno di carne marcia. Perché tu non hai mai voluto la carne. Tu sei un vegetale. Sei il cervello come un broccolo. Che buoni broccoli. Sì, infatti sei fatto di broccoli e finocchi. Allora, il vetro, guarda. Oh, ma è pieno di bottiglie. Eh sì, tutti questi operai qui vengono sempre a casa nostra a bere le bottiglie di birra, schifosi, lasciano tutto in giro. Sono io che ho messo nella raccolta differenziata, ma chi è che butta la spazzatura, eh? Chi è che la butta? La butto io, la butto io. Adesso dammi un secondo, la vado a buttare. Meglio, che qua c'è già puzza, guarda. Sono tutte queste lineette verdi attorno. Prenderò l'umido. Prendo l'umido. Bene, mettici anche te dentro il sacco, mi raccomando. Va bene. Ok. Ciao papino, torno. Oh mamma, quanto pesa! Mi muovo lentissimo, papino. Mamma mia, pesantissimo, eh. Oh mamma, questo sacco qui dell'umido. Mamma mia, se fosse secco, magari. Se ci soffio sopra. Scusi, signor operaio, so che sta facendo il suo lavoro, ma io devo soffiare sull'umido per farlo diventare secco. Eccomi. Guardali come lavorano sodo. Quello sta martellando il vetro di casa nostra col martello storto e lui si sta arrampicando su una corda. C'è una fune e una gru e tutte le impalpature. L'impalpatore. Ah, che buono l'impalpatore. E questo cosa c'è scritto sopra? Sì, scusi signore. No, non mi vuol far vedere cosa c'è scritto. Va bene, un secondo, eh. Eccomi. Aspetta che lo metto qui. Ok. Grazie di avermi fatto passare, signor Poperaio. Ok, apriamo il box e adesso andiamo dentro il box. Ok, chiudiamo il box, sennò questi operai mettono la monnezza anche qui. Oh, stanno bevendo la birra, che schifo! Hanno anche eruttato! Ma sono proprio dei maleducati, eh! Fanno proprio schifo questi operai. Ecco qua. Apriti. Broccolo, eccoti qui, verde broccolo, mio colore preferito. Oh, ma... Ah, ok, pensavo che... Oh, ah, ok, pensavo che fosse tutto buio. Ok, allora mettiamo l'umido, è qui. Adesso dobbiamo prendere tutta questa carne marcia e metterla qui dentro e buttarla nell'umido. Uno, due carne marcia, che schifo la carne, non la mangerei mai in vita mia la carne, fa proprio schifo. Tre, quattro. Oh, che schifo, le stavo dando un morso. Adesso c'è la cinque. Ecco qui. Cinque. Ma cos'è questo rumore? Sento un... Oh no! Ma cosa sono? Oh no! Lasciami stare, guarda, ti prendo a scopate, eh! Ti scopo, pipistrello! Ah, il pipistrello mi scopa! Aiuto! Oh mio Dio, no! Aiuto, aiuto! Aia! Ah! Ah! Che cos'è successo? Stavo buttando l'umido! Stavo buttando via la mia vita! Stavo buttando via me stesso! E poi... Cosa mi è successo al braccio? Ho un taglietto. E poi... Oh, sono più pallido.
Cosa mi sta succedendo? Non sono mai stato così bianco. Sono quasi come il colore della mia maglietta. E sono tutto strappato. Cos'è successo? Non mi ricordo. Non mi ricordo niente. Stavo buttando la spazzatura. Aspetta, butto queste ultime qui. Ecco qua. E adesso torniamo da papà. Chiudiamo tutto. Oh, che fame che ho. Ho famissima. Si è fatta anche notte. E loro stanno ancora lavorando. Bravo, bravi operai. Voi lavorate. Io mi sento stanchissimo. Una fame. Sono proprio stanco. Papà? Dimmi, hai fatto quello che dovevi fare? Guarda, si è fatto notte fuori. Dove cavolo sei finito? Sei finito dentro il bidone della spazzatura, no? Sì, sono... È notte. Chiudo la porta. Luchino, ma ti senti bene? Sei un po' pallido. Cosa c'hai? Sì, sono un po' pallido. Mettiti di fianco a me. Vediamo la differenza. Di fianco, alza il musino. Oh, sì. Senti, musino, ok che c'è la testa più grossa della mia, ma musino, cioè, puoi dirlo anche uno della tua età, eh? Sì, vado a letto, mi sento stanco. Luchino? Dimmi. Ma sei sicuro di star bene? Vuoi una camomilla? No, grazie. E non so come possa aiutare la camomilla. Buonanotte. Ma stavo dormendo in piedi. Mi sento stanchissimo. Ho fame. Ho fame. Ho fame. Papà? Papà? Papà, dove sei? Eccomi, Luchino. Stai meglio? No. Ho ancora più fame. Ho la pancia vuota. Portami a fare la spesa. Ma non ti va bene la carne marcia e l'umido? L'ho buttata. Ah, e allora andiamo a fare la spesa. Dai, di corsa, che sennò mi muore il figlio. Ok, andiamo. Dai, Luchino, scendi, veloce. Bene, arrivo. Dove sono gli operai? Non c'abbiamo più soldi, basta. Gli operai sono andati, mettiti dentro il carrello. Dentro il carrello? Va bene. Papà, c'è il sole, fai in fretta. Mi sta bruciando il sole, è caldissimo. Sì, sto andando, Luchino. Sto andando il più veloce che posso. Devo curare mio figlio. Deve mangiare, non c'è più cibo. Sta morendo di fame. Povero Luchino, morro. Ah, massimo 30 all'ora, io vado a 90 all'ora. Qua si va a 90 o 69. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom. Oh, senza mani, senza mani, senza mani, senza mani. Andiamo senza mani, Luchino. Ti ho dato una spinta talmente forte che vai senza mani. Oh, che bello. Allora, Luchino, in quale reparto andiamo? Quale vuoi andare? Guarda, qui c'è il reparto delle teste, qui ci sono altre teste ancora, ma non c'è nessuno in questo supermercato, eh? Oh, i bagni! Devo scappare al bagno. Aspettami, Luchino, mi aspetti qui un attimo. Vado un attimo al bagno. Va bene, vai al bagno. Ok, allora, Luchino, mi stacco un attimo, vado in bagno, qui dietro, ci metto un secondo. Tu non muoverti, eh? Va bene, dove vuoi che vada? Sto malissimo. Papà? Papà, quello è delle femmine, deve andare in quello degli uomini. Papà, degli uomini a destra. A destra. No, hanno sbagliato i cartelli. Boh, vai dove vuoi. Vai dove ti senti più gender. Ciao. E adesso sono da solo nel supermercato. Forse posso spingermi da solo. No. Allora la Nutella. Che schifo. Forse ci dovrebbe essere da qualche parte il reparto dei broccoli. Ma queste? No, qui c'è la verdura ma non ci sono i broccoli. Forse devo andare... Queste sono teste di animali. Oh mamma mia. Ma queste sono tutte teste quindi. Sono le teste dei giocatori, non è un supermercato, è un supermercato di teste. Sono teste dei player. Ma io ho fame, io mi mangerei anche un player in questo momento, ho troppa fame. Dov'è la carne? Voglio la carne. Non voglio più i broccoli, voglio la carne. Annuncio importantissimo. Oh, ma questo è papà. Ho perso mio figlio. Sarebbe una grandissima gioia se non fosse che devo fare per forza i video con lui. È più o meno alto come un barattolo di Nutella.
e ha i capelli azzurri e ha la testa gigante e puzza ed è pallido e ha fame, si vede che ha fame. Sono alla cassa numero 2. Sta parlando di me, si sta preoccupando per me, forse gli manco. Allora questa è la cassa 5, 4, 3, 2... Oh, papà! Dimmi! Aspetta che ricomunico una cosa, eh? Aspetta che parlo nel microfono, un attimo, eh? Ho ritrovato mio figlio! Mannaggia! Grazie a tutti dell'attenzione! Papà, veramente stavi cercando me? Eh sì, Locchino, sennò come faccio il video? Sei tu l'ospite, la guest star. Ma io ho fame, sto diventando sempre più affamato. E non ci sono i broccoli. Allora come facciamo senza broccoli? Tu mangi solo broccoli e carne marcia. Ho visto che c'è un reparto di carne. Un reparto di carne? La carne costa, eh. Dai, voglio la carne, vieni papà, seguimi. Vieni, sono il bambino smorrito. Non smarrito? Smerdito. No, è smerdito e questi sono i bagni. Ah, ecco perché sentivo puzza di smerdita. Le uniche dita che sanno di quella roba lì sono le tue che te le infili sempre nel culettino. Allora, vieni, dai, andiamo. Cioè, nel senso, vai, fammi strada. Ok, è questo qui. Quello lì. Ma tu sei pazzo, ma io non compro niente da quello lì. Come no? Guardalo, è così. Ah, eh sì, fa un po' impressione, eh. Ma sta maciullando una testa. Forse la metterà in vendita. Non lo so, sei sicuro, eh? Stai lontano da quel coltello, poi. Va bene. Signor macellaio, mi può dare la carne? Sanguinolentosa. Papà, mi dai della carne? Dei soldi? Dammi qualche soldo. Vediamo quanto costa. Ecco, dimmi quanto costa prima. Costa 500 euro un pezzo di carne. No, ma tu sei scemo! No, 500 euro! Papà, ti prego, guardami, non mi reggo più in piedi. Ah, ok, mi reggo in piedi, va bene. No, invece no. Papà, ti prego, dammi i soldi, dammeli. No, il culo in faccia, no, ma che schifo, ho dovuto una puzzetta. Dammi i soldi! Dai, te li do. Uno, quanti ne vuoi? Due, tre, dai, facciamo 4, 2000 euro, va bene, no? Dopo tutta sta carne penso tu abbia mangiato per tutta la vita. Va, tieni un bonus di 500 euro, ecco. Grazie, signor macellaio, ecco qua. Vorrei un po' di carne, altra carne, altra carne, altra carne. Oh, per un momento voleva tagliare me, eh? Aspetta che la mangio. Ma Locchino, no che non la mangi, devi prima cucinarla, torniamo a casa. Va bene, torniamo a casa. Dov'era il carrello? Ecco il carrello. Sono dentro il carrello, ti aspetto. Locchino, sei pronto? Adesso ti spingo, eh. Sì, non vedo l'ora. Cos'era questo suono? Locchino, abbiamo pagato il macellaio ma non la cassiera. Si stanno arrabbiando. Scappa, scavalca tutto. Ok. Senza mani ancora. Wow, senza mani. Papino, gira a destra adesso, eh. Dai, che ho fame, cucinami sta carne qua. Oh, parcheggia bene, parcheggiamo di... Aia, già stavo morendo, papà. Ma che cosa hai fatto? Ma sì, dai, non ti hai fatto nulla, guarda. Sei diventata una ruota di un carrello. Sai che c'è sempre una ruota di ogni carrello che diventa stupida, no? Tu sei la ruota del carrello stupida. Va bene, dammi una mano a salire. Dammi un colpettino. Aia. Grazie, papà. Andiamo a casa. La carne ce l'ho io. Sì. Andiamo. Ecco qua. Oh mamma mia, sto malissimo. Vado a mettere la carne in frigo, poi me la cucini. Certo che te la cucino, Locchino, che la vuoi mangiare cruda? Quasi quasi. Sto facendo un pensierino sul mangiarla cruda. No, Locchino, la carne cruda non si mangia, poi è piena di sangue. Che cosa hai detto? Sangue? Sangue? Sì, sangue, Locchino, sangue. Sangue? Locchino, stammi lontano, eh? Stammi lontano! Oh! Locchino! Sangue. Va bene, vado a dormire. Buonanotte, papà. Guarda che sono le 2 di pomeriggio. No, è notte. C'è il sole, brucia, fa scotta. È caldissimo, vado a dormire. Ecco qua. Buonanotte.
Notte finalmente. Sì, è notte. Ah, finalmente è notte. Ho fame. Dov'è? Dov'è? La carne era in frigo. Ah, carne. Voglio la carne. Carne e sangue succulento. Locchino? Oh no. Locchino, cosa stai facendo? Stavo mangiando la carne. Locchino, era cruda. Ma che diavolo hai fatto?